Beh, senza dubbio ci sono due questioni. Una è quella legata a questo stramaledetto taglio dei parlamentari che ci porta ad avere un collegio che assolutamente penalizza la provincia di Avellino. Noi rischiamo seriamente di eleggere un solo parlamentare in provincia di Avellino, cioè solo il candidato sull'uninominale, chiunque sarà a vincere. Dall'altra parte c'è un momento di confusione oggettiva, che è una confusione che innanzitutto regna nel paese, che assolutamente era impreparato a questa eventualità delle elezioni, non succede dal 1919 tra l'altro, quindi non ha nemmeno precedenti storici, una campagna elettorale che verrà la presentazione delle liste proprio sotto l'ombrellone, insomma il 20 agosto. Chiaramente questa confusione ancora di più si riflette sotto il cielo di Irpinia, che già era abbastanza confuso di suo, dove una coalizione che dovrebbe essere quella, e a mio avviso sarà quella che uscirà comunque vincente da queste elezioni, quella del centrodestra, in provincia di Avellino non esiste. Purtroppo la questione del centrodestra campano è una questione irrisolta, è stato un centrodestra distrutto dall'operazione giudiziaria di una decina d'anni fa e mai ricostruito anche per colpe del centrodestra stesso. Non è un mistero che nell'ultimo decennio insomma si sono succedute una serie di performance non eccezionali.